Sono già due le occasioni in cui ho avuto la possibilità di provare la R18. Oltre al lancio nazionale dello scorso autunno, infatti, abbiamo fatto un viaggio insieme e ci siamo conosciute. In entrambi i casi mi ha decisamente stupito, perché lei è maxi, abbondante. È una cruiser lunga 2440 mm, pesa 345 kg, eppure è maneggevole. Sono Maria Vittoria Bernasconi di About BMW, il bimestrale indipendente che racconta tutto il mondo che ruota attorno a BMW, e oggi vi parlo della R18 Classic. Le differenze rispetto alla stilosa R18 Pure First Edition sono ben visibili. Cominciamo dal parabrezza, molto utile per i Globetrotter, e poi i doppi fari a LED, molto utili per la visibilità notturna. Il cerchio è da 16 e monta uno pneumatico da 130-90, quindi ben diverso dal cerchio da 19 con pneumatico 120-70 della R18 First Edition. Poi passiamo alla sella, si può viaggiare in due perché la R18 Classic adotta di serie il sellino del passeggero abbinato ovviamente alle pedane. Per caricare i bagagli si possono utilizzare le borse laterali morbide che adottano anche due sacche interne per la praticità. I progettisti BMW hanno scelto la coerenza montando una strumentazione analogica arricchita da un display digitale che offre molte informazioni. La R18 Classic di serie ha anche il cruise control, dulcis in fundo, la retromarcia optional che nelle manovre da fermo è manna. Per personalizzarla le opzioni sono pressoché infinite perché oltre al vasto catalogo di accessori BMW si può contare anche sulle parti speciali realizzate dai guru Roland Sands, Van Sainz e Mustang. Adesso tocca a voi, non vi resta che andare a scoprirla in tutte le concessionarie BMW Motorrad.